Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. C'è chi vi accusa ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, verso 45. Il dito o la mano? Lara aveva commesso un grave errore. Aveva tradito la fiducia di un'amica. Non c'è cosa peggiore nella vita che ricevere un torto da qualcuno di cui ti fidi ciecamente. Ovviamente, dopo l'accaduto, Lara non trovò una mano per rialzarsi. Si rese conto del suo sbaglio, ma per molto tempo visse in uno stato di solitudine e isolamento. Non c'era nessuna mano pronta ad aiutarla, ma solo il dito di chi l'accusava. Dopo diversi anni dall'accaduto, seppure le due amiche si fossero chiarite e seppure l'una avesse chiesto scusa all'altra e l'altra l'avesse perdonata, bastava davvero un niente per chiudere di nuovo la mano e puntare il dito accusatore. Noi non siamo migliori di Dio, eppure ci comportiamo come se lo fossimo. Lui avrebbe il diritto di puntarci il dito ogni giorno per ciò che gli abbiamo fatto, ma invece più di 2000 anni fa ha aperto le sue mani sulla croce e sono state trafitte dai chiodi. Gesù ci ama e ci chiama ad imitarlo e mai nella vita ci verrà fatto qualcosa di più brutto di ciò che hanno fatto a lui. Quindi abbassa il dito e stendi la mano. Oggi puoi aiutare qualcuno e domani tu stesso avrai bisogno di essere aiutato. Abbiamo un avvocato presso il Padre ed è Gesù Cristo il Signore, che con misericordia ci perdona se siamo veramente pentiti e ci ravvediamo dai nostri peccati.